Oggi si sfideranno Ludovica e papà Gennaro contro Aurora e mamma Daniela. Si sfideranno in una serie di challenge difficilissimi. Chi sarà la squadra vincitrice? Beh, scopriamolo insieme. 3, 2, 1, andiamo! Siamo arrivati! Andiamo! Scusate, io? Mi aspettate? Dove andiamo? Di qua, Ludovina! Challenge numero 1. Chi fa più canestri vince. Avrete a disposizione 10 tiri. Vediamo chi fa più canestri. Se Papi e Ludo. Oh mamma e Auri. Ascoltatissimo, dai. Avete a disposizione 5 tiri a testa. Chi inizia? Vai Ludo. Non avete scampo, mamma e Auri. Vinciamo noi. Vai, primo tiro. No! Sì, però se già iniziamo così non va bene. Cioè, vabbè, vai. Vai Ludo. Vai Ludo, secondo tiro. Oh. Terzo tiro, vai Ludo. Vai. No! No! Brava Ludo, così, dai! Quarto tiro! No! Quinto tiro! No! Brava Ludo, 3 su 5, adesso tocca a me, dai! Sì, vai Papi, vai! Vado! Vai Papi! Vincerebbe. È un gioco da ragazzi, senza guardare. Vai, vediamo, senza guardare. Tanto il fenomeno, ma papà sembrava giocare a calcio, ma basket Vediamo.
ultimo tentativo per Auri. Vai. No! Challenge, ok? Mamma, concentrati, io ho fatto zero, ok? Zero. Penso io, Auri, a recuperare, non ti preoccupare. Vinci per me, mamma, e per tutti gli unicornini. Vai, mamma. Vai, mamma. Papà, silenzio. Secondo tentativo, mamma, vai. Vai, facciamo il terzo. Mamma! No, dai, mamma, però concentrati! Mamma, stiamo perdendo, ok? Stiamo perdendo! Concentrati! Vai! Ma tu vai tu via! Allora, il quarto, mamma, quarto! No, dai, mamma, l'ultimo! Mamma. Anche se fa l'ultimo, avete perso, eh! Via, vai, mamma, concentrati! Auri, siamo scarsi! Lo so, ma forse vinceremo le altre challenge, vai! Abbiamo vinto la prima challenge. Vai Ludo, continuiamo così, ok? No Auri, abbiamo perso la prima challenge. Non lo accetto. Ehi ragazzi, avete già acquistato i nostri libri? Beh, se non l'avete ancora fatto, fatelo assolutamente. Li potete trovare su Amazon e nelle migliori librerie d'Italia. Un bacio! Fatelo tutti, mi raccomando. Ciao ciao. Benissimo. La prima challenge l'avete vinta voi, ma adesso passiamo alla seconda challenge. Dietro alle mie spalle c'è una serie di percorsi che dobbiamo superare. Ostacoli da superare. Però c'è scritto qua più 12 anni e Lulu non può farlo perché ha 7 anni. Ma io e te, caro mio, io ho 14 anni, tu? Vabbè, non si sa. Dobbiamo sfidarci in questo percorso. Sei pronto? Sei convinta? E chi fa il minor tempo ha vinto. Chi arriverà per primo alla meta vincerà e farà vincere quindi la squadra corrispondente. Mamma, tranquilla. Quindi Auri, mi raccomando, Babi, ma tu sei un po' chiamavano vecchiarello. Io sono giovanina. Dai. Mi chiamavano Gennarino il Grillo da piccolo. Vediamo. Tu sei bravo a giocare a calcio, ma io sai, ho una dote nascosta nei parkour e i nostri unicornini lo sanno perché questo parkour già l'ho fatto. Io qui sono allenatissima. Papà, vinci, ti prego. Ludo, non ti preoccupare, vincerà il papi. Tranquilla. Bravo, vai, vai. Vado, vinco e andiamo. 1, 2, 3. Vai, Auri, vai. Vai, Auri. Dove sei, Auri? Mamma, Auri, dove sei? Mamma, aiutami, aspetta. È da tanto tempo che non faccio questo battuto. Auri. Allora ce la fai. Oh. Sono pronto, vado. Dobbiamo metterci il minor tempo possibile. Ma la cosa non è la mamma. Perché la troppo di questa fobia qua sotto. La posso fare. Ok. Auri, cosa c'è qui sotto? C'è una tagra. Oh, c'è una cosa. Bene.
ragazzi, dai, forza! Brava Auri! Ma quanto si sale qui? Auri, quanto si sale ancora? Siamo arrivati! Dai, dai! Vieni! Aspetta! Auri! Ok! Vai, presto! Aiuto! Ragazzi! Questo assomiglia proprio al parkour di Roblox. Sapete quello dove c'è? Insomma, avete capito? Guardate qua questo percorso. Madonna, è tutto buio anche. Mi assomiglia un po' a quello di Roblox. Perché è tutto buio? Lo so. Adesso proveremo Roblox nella vita reale. Vi immaginate essere chiusi nei trampolini tutta la notte? Vai Auri! No, no, mi piace questo gioco! Vai Auri! Oh mamma! Ho bloccato! Presto, presto! Vabbè, non ce la faccio. Oh, mi piace. Auri! Aia! Mamma, non mi piace. Dai, dai, che sei quasi giunta! Presto che sta arrivando papà, muoviti! C'è papà laggiù. Ma io non posso fare niente, come vedi, io sto continuando il mio percorso e tra poco ho vinto. Ammirate il mio equilibrio. Abbiamo vinto questa challenge! Un punto per noi! Loro faranno anche provi a basket, ma al parkour nessuno mi può battere! Allora aiuto! Dove sei? Ma dove è andato allora? Babi, mi dispiace per te, ma Aurora ha vinto, è arrivata alla fine del parkour prima di te. Eh vabbè, però alla prossima challenge vincerò io e Ludovica. Andiamo! È tutto da vedere. Vediamo. La prossima challenge è questa. Chi fa
il punteggio massimo vince. La challenge consiste nel toccare le mani. Quando una mano si illuminerà, voi dovete schiacciare quella mano. Capito? Benissimo. Devi schiacciare, Lulu, schiaccia, spostati, schiaccia. Schiaccio io. Schiaccia tu. Preparatevi. Bene. Vado. 3, 2, 1, go! Mamma, è lì in alto, mamma. Ludo, vai! Mamma, sei un po' scarsa. Mamma, Ludovica è già 8 punti, tu sei a 2. Ma sforzati! No, mamma! Guarda che si stanno illuminando! Siamo a 22 a 4, mamma! Mamma, dai! Ma sforzati! Dai, mamma, guarda quanto è brava! Mamma, siamo a 31 su 7! Mamma, hanno vinto loro! Oh, ma... mamma! No. Ludo! Quarta challenge. Chi riesce a buttare giù l'altro vince. Ok. 3, 2, 1, via! No! Ludo, brava! Ragazzi, votate il salto più bello! Vediamo, Ludo! Brava, Ludo! Ragazzi, guardate il mio e votate! Siamo fortissimi. Abbiamo vinto quasi tutte le sfide perché tranne una. Quella là del papà. Qualcuno mi dispiace, ma io il papi non ce l'ha fatta perché era troppo difficile. Papà, io ho mandato te perché potevano andare solo i bambini di 12 anni e tu hai perso. Ludo, ho provato a fare il massimo, allora era troppo forte, però abbiamo perché vinto. Tu sei abbiamo bello. Vinto. Sì, devo. Perché tu sei rimasto bloccato con quel culone nel parkour. Ludo. La prossima volta vinceremo noi. Sì. Mi dispiace. Ci vediamo alla prossima.